Sì. Com'è andata con i ricordi? Adler dice che la cosa sta funzionando. Bella, ricordate il ritrovamento di quelle informazioni cifrate in Vietnam e le sta decodificando. C'è qualcosa di utile? Pare che ci siano alcuni nomi, qualche pista. Park sta mettendo tutto insieme. Non c'è molto tempo. La squadra sa già del nostro contrattempo a Berlino. No, ma se c'entra qualcosa con uno dei nomi ottenuti da Bell, lo scopriranno presto. Devi impedire che accada, Hudson. Limitati a dire lo stretto necessario. Per me non è mai stato un problema. Ok, salve a tutti e benvenuti al terzo capitolo di Cold War. Quindi, abbiamo finito di analizzare i nomi ottenuti da Bella a Danang. Un attimo, ne che emerge parla. Uno in particolare. Sì. Anton Volkov. È un trafficante d'armi russo attivo a Berlino Est. In realtà, il suo legame con Perseus è inaspettato. Dobbiamo uccidere o catturare Volkov. Se Perseus è fuori portata, punteremo ai suoi uomini. Gli taglieremo le risorse. Lo costringeremo a uscire. Mason e Woods sono ancora impegnati a Kiev. Perciò penseremo noi a Volkov. Preparatevi, ci muoveremo a breve. Quindi noi dobbiamo far questa, giusto? No. Dobbiamo andare qui. Neanche. Al Red Circus. Sono anni neanche. Che l'MI6 tiene d'occhio Volkov. Io preferirei di gran lunga catturarlo piuttosto che ucciderlo. Credo che abbia risposte a moltissime domande. Va. Ho preso nota, agente Park. Missioni secondarie. In aggiunta alla prossima missione, le missioni secondarie opzionali, Red Circus e Operazione Chaos, sono state sbloccate e sono ora disponibili nella bacheca degli indizi. Boh, che dite? Facciamo anche le secondarie? Ma sì! E quindi... Sì, ma dai, cacchio. L'MI6 ha trascorso l'ultimo anno a rintracciare. Prima di avviare la missione devi scegliere tre sospettati. Usa il menu, esamina, indizio. Ah, è un gruppo di agenti sovietici infiltrati nei governi europei. Chi? Tre sospettati. Vediamo, quello più antipatico che mi sta. Allora, uno, contrassegnato, questa che mi sembra una furbona, e questo. E avvia la missione. Dai, vai. Ok, Woods e Mason prenderanno il comando. Rudnik sarebbe in una remota base sovietica nei monti dell'Uzbekistan. Non così remota. I nostri ragazzi atterreranno lì vicino e gli faranno visita. Occupiamoci delle capiedi di Perseus. Questa è una missione secondaria. Quindi forse potevamo anche fare meno, però... Dai, facciamocela tutta sta campagna. Che Rudnik sia in quella base dopo tutta questa strada. Il comando sembrava fiducioso. Appena faremo saltare la loro torre radio e creato un diversivo, lo scopriremo. Va bene, portaci giù. È ora di giocare a nascondino. Bene. Andiamo a giocare a nascondino. Ricevuto. C'è un pacco un aereo cecco pronto per la consegna. E non posso usarlo. Contrassegnate pure la torre radio. Messo la torre su quel crinale là in fondo. 16, questo mi sa che è un altro cecco, mi sa di sì. Usa quel binocolo, Meso. Il BBB, una bella mitra, ma proviamo la Stemilano, non l'abbiamo mai usata. Allora, binocolo, vuoi il binocolo?
Meso, contrassegna la torre radio su quel crinale. Sì. Coordinate in arrivo. Roger, il pacco è stato consegnato. Ah. Poi? Vediamo un'occhiata, un'occhiatina qua. Ecco. Ora scendiamo ed eliminiamo Rudnik prima che fugga. Non abbiamo molto tempo per occuparci di lui. Mi sa che sono morto. Mi sono buttato male. Ora scendiamo ed eliminiamo Rudnik prima che fugga. Non abbiamo molto tempo per occuparci di lui. Mason, calati con la fune. Io ti copro da qui sopra. Noi invece siamo volati giù. Oh, però abbiamo fatto un bel volo, eh. Insomma. Che sparate. E headshot. Esci. Cazzo sei! Oh, vaffanculo, mi sparava alle spalle! No, granata! Ma per zoomare... Non si zooma? Oh! Cacchio! Bastardo! Concentrato, perché qua sparano come gli ossessi, sparano. Beccato. Ok. Ma qui sopra... Edificio vuoto, Rudnik non è qui. Passa all'edificio successivo.
Qui sono morti. E qua dentro. Oh, cavolo, dal dietro. E mi sparo dal dietro. Andiamo a esaminare qui. Vito te dove si nascondevano? No, muoio, 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 muoio. Terrestri e a frammentazione. Dirichis, granata! Peccato. Per fortuna mi doveva coprire quello là. Qui su. Qui su c'è qualcuno? Direi di no. Però vedo un RPG. Ok. Milano non è male, eh? Pensavo peggio. Che schioppettati che ci arrivano. Guardali, guardali, tutti qui. No, 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 rosso, 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 rosso. Tipo di tregua. Mi dentro di qua. Quindi cazzo faccio a prenderlo? Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? Interazione. Rudnick è morto. Serve la conferma dell'uccisione. Sì. To. Abbiamo la foto che lo dimostra. Magari la prossima volta possiamo fargli anche un disegnino. Ottimo lavoro. Elicottero d'evacuazione in arrivo. Indicate la vostra posizione con un fumogeno. Ok.
Qui c'è altro? No. Quindi dobbiamo lanciare l'evacuazione. Evacuazione. L'elicottero non può atterrare se non segnalate la vostra posizione. Un attimo, Umagero lanciato! L'elicottero arriverà tra qualche minuto. Andiamo di cicco. Occhio, ne arrivano altri. Granata. Mason, supporto aereo in attesa. Richiedetelo se ne avete bisogno. Russi in arrivo. Inviate il supporto. Ricevuto. È ora di un aiuto dall'alto. Che parata di stronzi. Ci voleva, Resistete, sono quasi da voi. Oh, dai, a terra, cavolo. Non dimenticatevi di me. La strada verso casa è lunga. A tra poco. Bel lavoro laggiù, Ben. Scommetto che Perseus piangerà come un bambino quando saprà che abbiamo freddato Rudnick. Io odio i bambini. Qui abbiamo finito, Mason. Ok, con questo abbiamo finito l'operazione secondaria. Red Circus. Ci vediamo per la prossima, facciamo anche quell'altra di operazione secondaria e poi dopo passiamo a quella principale. Per il momento, ciao.